Buongiorno. Buongiorno. Siamo a Malga Ciapela e andiamo verso il rifugio Fayet. Oggi è martedì 23 agosto, c'è un casino di gente e niente, facciamo il sentiero 610 e adesso ci stanno per investirci e basta, vediamo com'è. Non abbiamo mangiato, abbiamo delle pesche, dei biscotti. Soprattutto le pesche. Speriamo di trovare qualcosa, esatto, soprattutto le pesche fondamentali e speriamo di trovare qualcosa di più sostanzioso. Quella dovrebbe essere cima ombretta. Inizialmente l'idea era di fare cima ombretta, però visto i tempi di percorrenza e la difficoltà, abbiamo deciso di dividere in due giorni un paio di camminate abbastanza easy. Quindi adesso andiamo sulla valle dove c'è la deviazione del rifugio Fayet e poi domani faremo un altro giro. E quindi adesso saliamo e cima ombretta la faremo un'altra volta quando saremo più skillati. Com'è? Fresca? Com'è questo sentiero? Boh, è un sentiero con le belle viste, con le belle panorame. Allora ragazzi, lo so che non ci crederete mai, ma è proprio un sentiero questo. Sì. Guardate, ci sono dei sassi, poi è delimitato dall'erba, di qua si sale, di qua si scende, ha proprio tutte le caratteristiche tipiche di un sentiero. Avete imparato qualcosina. Grazie per questa piccola lezione. Prego. Queste perle. Aspetta, è un piacere. È sempre un piacere imparare. Con Lea si impara sempre qualcosa. Sempre un piacere insegnarvi le cose. A voi stupidi ignoranti che non sapete niente. Manca poco. Va bene. Com'è lo spirito? Spirito è, ci sarà un panino, allora andiamo. Il panino è la promessa di questa camminata. Sì, panino allo sbec e formaggio. Allo sbec! Allora, qui c'è Malga Ombretta, quella è cima Ombretta e questa è Lea. Nuovo amico. Sì, dai, qua in albergo con noi. Bello spezzatino. Ecco, siamo scesi ormai e... Siamo sopravvissuti alla montagna. Sì, siamo sopravvissuti, adesso anche il sole sta calando. Siamo arrivati su al rifugio... Il rifugio... Quello. Quello lì. E niente, abbiamo bevuto una birra. Abbiamo salutato gli asinelli, le mucche e le galline. Abbiamo visto un quasi combattimento tra galline. E adesso io mi sono accorto anche di aver lasciato il portafoglio in macchina, quindi vediamo in bella vista pure. Quindi potremmo trovare una bella sorpresa adesso.
E basta, ora ci dirigiamo verso il nostro alloggio per questa notte. Sono le 7 in punto. E niente, quindi ci aggiorniamo. Certo, il video proprio sono le 7 in punto. Sì. Vuol dire le 7 in punto? Sì, sono le 7 in punto. Hai visto? Ho visto. Vuoi dire qualcosa? No, non ho visto, ma mi fido di te. Ti fidi? Sì. Brava. Buongiorno. Buongiorno. Oggi saliamo su a Cima Fertazza, non si vede da qua. Siamo a Pescol, e c'è un bel sole, fa abbastanza caldo. Stanotte abbiamo dormito bene. Sì, sì? Abbiamo dormito bene. Freschetto, ieri sera abbiamo mangiato abbastanza, abbiamo mangiato abbastanza bene, abbastanza costoso anche. Però dai, noi siamo qui. Una bottiglia di vino. Esatto, abbiamo bevuto una buona bottiglia di vino e ora abbiamo fatto una buona colazione di montagna. Sì. Con strudel, eccetera. E niente, ora partiamo. Vediamo chi morirà per primo. Via, probabilmente io, direi. Adesso siamo nella valle praticamente che... è subito a est rispetto a dove eravamo ieri, dove abbiamo dormito, quindi ci siamo spostati trasversalmente e niente, questo diciamo è un sentiero abbastanza facile, in realtà si sviluppa molto nel bosco all'inizio attraverso questa mulattiera e per poi uscire diciamo quando si sale verso la cima si apre un po' di più e la salita si fa anche un po' più interessante, un po' più frizzantina diciamo. Quindi adesso facciamo questo piccolo riscaldamento. Comunque qui è tutto abbastanza in ombra, quindi si sta anche freschi. Appena si viene colpiti da un po' di sole si inizia già a scaldonare e basta, non c'è neanche troppa gente per ora. E quindi niente, andiamo, siamo appena partiti comunque. Ecco, non abbiamo ancora tanto da raccontare. Esatto. Abbiamo raggiunto il primo spot del sentiero, il primo arrivo della seggiovia, da lì parte qui, parte la seconda che arriva su di qua, c'è un'antenna, non so se si vede, eccola lì, sopra quelle persone. E niente, facciamo l'ultimo pezzo che si infila dentro il bosco qua e poi arriviamo su a mezzogiorno, in punto, sempre orari spaccati. E basta, andiamo avanti. Ah, qui inizia già a tirare di più. Però non manca tanto, adesso praticamente si va lì dove ci sono i tipi qua e poi si va dietro di qua e praticamente si arriva lì dietro, c'è l'antenna. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, su. Com'è? Tira qua. Sì. Dai. Manca poco. Ci siamo. Lì giù c'è Pescol,
dai, mostriamo le nostre facce dopo la camminata. Com'è? Come ti senti? Boh, un po' caldo, quindi ci sta una biretta. Una biretta, lì dietro c'è il rifugio, un'acqua gasata, tante bollicine, fresca. E basta, dai, andiamo sulla croce. Eccoci alla croce, conquistata la prima cima. È la prima cima, no? Che fai? Boh, vabbè, diciamo di sì, diciamo che è la prima cima. 2101 metri. Che spettacolo. Bene, siamo arrivati. E salutiamo la professoressa del corso di luce in scena. Grazie, grazie a te è stato possibile tutto questo. Ciao. Rifugio Belvedere. Stiamo aspettando che qualcuno venga a sentire i nostri desideri. Dobbiamo fare flick e flock. Dai, sei pronta? Aspetta che riprenderò al momento in cui sbaglierà come al solito. Uno, due, tre, flock. Oh là. Sì. Finalmente hai imparato gli usi e i costumi italiani. Bene, questo è il menù. Probabilmente prenderò questo piatto rustico. Dai, hai scelto. Piatto rustico per me. Bello ciccione, ma mi è venuta una bella fame. Tu invece opterai per dei classici spazzo. La tirolese. Esatto. Intanto c'è un po' di gente, i camerieri sono indaffarati e quindi noi aspettiamo diligentemente. Bene, questo è il cibo, finalmente arrivato. Buon appetito. Ciao. Non ci facciamo mancare niente. No. Dolci, sacher e siamo dei bambini cheesecake. Felici. Yes. Dai, assaggiamola. Com'è? Buono. Bella alta, guarda che bei strati di cioccolato. Wow. Anche la marmellata. Yes. Buono. Bene, dopo una piccola siesta ripartiamo, iniziamo a scendere. Comunque mi sa che qui è dove eravamo ieri, non so se si capisce, vediamo se riesco a indicare. Qui c'è questa valle, non mi metto a fuoco il dito. Comunque questa è la marmolada e c'è la valle sotto, dove siamo andati ieri a camminare. Ecco. Niente, hai dormito? Sì. Bene, io no, io ho letto un po'. Vabbè, scendiamo, gambe in spalla e via. 25 anni e non sentirli. Ma che contenta. Cosa, è la cosa più divertente che hai fatto in questi giorni? Quasi. Dovresti farlo anche tu. Ecco, ci sono due. No, mi sa che vomito il pranzo se mi metto sull'altalena. Adesso scendiamo per la pista, così tagliamo. Si è un po' annuvolato il cielo. Sono le 5.14 in punto e ormai siamo quasi arrivati giù a Pescol. Eccola lì. Là. E basta, concludiamo questo video. Per una volta faccio la conclusione. Dai, c'è anche un bel panorama dietro. Da chi è?
sono stati due bei giorni, delle belle camminate, tu sei stata brava, eccomi, anche sì. Vista la poca, già la mia poca esperienza, la tua ancora meno. Mia zero esperienza, quasi. E niente, è stato divertente, fico. Ciao, un saluto ai posteri. Adios. Ciao ciao.